assistito ieri allo Smeraldo per la proiezione del film Solo cose belle, che racconta la vita delle case famiglie della comunità Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Una storia raccontata realisticamente tra sorrisi e commozione, dagli attori e dai ragazzi appartenenti alla casa famiglia. Presente alla proiezione Monsignor Leuzzi, alcune persone che hanno curato il film e una parte della casa famiglia presente a Campli con la mamma Claudia. Da come è nata questa idea? Allora, Don Oreste Benzi ancora 50 anni fa ebbe questa grande intuizione di essere famiglia per chi non ha famiglia. Una realtà complessa, anche difficile da comprendere, ma che porta in sé un'originalità grandissima, che è quella di scegliere per la vita persone che per tutti possono essere sbagliate o comunque che hanno problemi, così, e invece con queste persone attuare la rivoluzione, cioè cambiare la società, prendendo da queste persone e da noi stessi solo le cose belle. Che difficoltà avete avuto per entrare in simbiosi con i ragazzi o comunque con la casa famiglia? Allora, nel momento in cui si sceglie di raccontare la verità, cioè quella che è la realtà delle case famiglia, ti metti in un atteggiamento di attesa e rispetto dei tempi, dei comportamenti dei ragazzi che sono i loro, e quindi all'interno di una troupe cinematografica che ha dei tempi serrati, strettissimi, anche una rigidità proprio a livello di organizzazione, così ci siamo dovuti fermare, aspettare i loro momenti. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, perché sono stati loro stessi, non abbiamo dovuto camuffare o dargli dei vestiti che non erano i loro, e quindi loro sono stati con noi insieme come in una grande famiglia. Quindi c'è molta verità in quello che vedremo. Assolutamente sì, perché il regista che fa parte della comunità Papa Giovanni XXIII, Christian, ha vissuto tanti anni a contatto proprio con queste realtà, dentro queste realtà, e l'unica cosa che ha fatto lui è raccontare quello che ha vissuto, il suo incontro, e quindi le case famiglia della comunità Papa Giovanni sono veramente così come sono raccontate. E perché è importante venire a vedere questo film? È importante perché si conosce una realtà mai raccontata fino adesso, almeno nella cinematografia contemporanea. Si vedono spaccati di vita che, se non fossero stati raccontati, anche per me, insomma, essere coinvolto in questa cosa, non la conoscevo così come poi è stata raccontata. Quindi è un ottimo motivo, si ride, si sorride. E ci si commuove anche un po'. Sta rincuorando il fratello, dice che una volta gli è andato dell'handicappato. Invece è cinese. Quanto è importante per la nostra comunità accogliere un film di questo tipo? Ma credo che sia l'esigenza di proporre occasioni di riflessione. Penso che più viviamo in un momento così complesso come quello contemporaneo, e più la gente avverte il bisogno di fermarsi. Ecco, un film come quello che vedremo questa sera è una grande occasione per riflettere innanzitutto per ciò che ciascuno di noi è in grado e potrebbe fare per gli altri, e quindi anche una ricerca di motivazione delle proprie scelte di vita, e poi condividere insieme prospettive per costruire una società nella quale davvero c'è speranza per tutti, c'è la possibilità di ripartire per tutti, e che c'è posto per tutti qualunque sia la nostra condizione umana. E questo penso che sia un messaggio che oggi tanti giovani attendono, perché per poter progettare la vita per il futuro bisogna essere capaci di essere consapevoli delle proprie potenzialità e soprattutto di riscoprire il desiderio che si può ripartire. Il palazzo è stato donato a una casa famiglia. E che roba è? Una casa e una famiglia. Qual è la bellezza di questo film? La bellezza è la spontaneità, la verità, perché parla veramente di vita quotidiana che noi viviamo. Io mi ci sono ritrovata moltissimo, guarda, e mi sono commossa proprio pensando alle storie di cui parla, le ho vissute pure io in casa mia, le reazioni degli accolti a certe, non vi voglio svelare niente, quindi a certe cose che succedono. La bellezza è quella. E poi l'altra cosa che mi colpisce tanto è che hanno lavorato ragazzi disabili con persone normodotate nel massimo rispetto, e proprio questo è il bello. Don Oreste ci diceva sempre che se noi mettessimo
gli ultimi davanti e tenessimo il passo, il mondo cambierebbe in maniera incredibile. Invece purtroppo noi li soffochiamo, ci danno fastidio, sono un peso, per cui li emarginiamo. E invece in questo film esce fuori proprio la bellezza del contrario. È un delinquente, è uno che sbaglia e che sbaglierà ancora. Dipende dalle possibilità che gli dia. E chi gliele deve dare, mia figlia?